Ciao! Benvenuti a una puntata di Nostalgia Podcast, puntata numero... No, puntata extra. Extra. Puntata extra numero 13. E... Porterà bene o male? Porterà due ospiti, porterà. Però prima facciamo una... Come al solito, le case di distribuzione un video ci mandano dei film a cui noi siamo molto contenti di parlarne, sponsorizzare e parlare di alcuni film che comunque ci sono piaciuti o che non abbiamo ancora visto, ma e che di comunque, consigliarli. Esatto, e comunque vi consigliamo. Parto io con un film che io ho visto a dicembre grazie all'Universal, che secondo me è molto molto divertente, molto carino, molto colorato per i bambini e per, secondo me, anche per persone come della mia età, quindi insomma comunque ventenni, trentenni, insomma secondo me magari, bambino mai cresciuto, esatto, magari un cinquantenni magari non si può divertire, però comunque penso che le persone in generale si possano divertire con questo Prendi il volo della DreamWorks, sì. Con appunto questi piccioni che vanno non credo siano proprio piccioni, come cazzo sono? Non mi ricordo, vabbè, ma sono piccioni, via. Sono anatre, che cazzo è? Ah, c'è pure le anatre qua. Esatto. Con queste anatre, sto dicendo un'altra volta, queste anatre che fanno questa migrazione, infatti il titolo originale è Migration, e niente, secondo me, a parte io sono un grande fan della Illumination, insomma tutta la roba che hanno fatto, anche i gatti sono me, che sono forse la roba più banalotta, però secondo me è divertente. Poi hanno fatto Sing, che secondo infatti me prima hai detto DreamWorks, ma Illumination. DreamWorks, perché è della DreamWorks, ma è dell'Illumination, cioè la casa di produzione dell'Illumination. Distribuito da DreamWorks. Distribuito dalla Universal, ovviamente. E quindi, niente, comunque un film super carino. Io consiglio a tutte le persone che comunque dicono oh, boh, ma l'animazione ormai fa tutta cagata, tutta quanta per ragazzini, invece questa roba qua non è così per ragazzini. Ma uscirà Cattissime 4, forse quello sarà più per ragazzini. Io però non l'ho ancora visto e Riccardo me lo presterà, rimarrà in questa casa. Poi io l'ho visto, cioè sta una visione divertente la mia, quindi l'ho apprezzato anche di più. Passiamo al prossimo film, che come al solito io non ho visto, ma perché sfrutto questa cosa per recuperarli, ovvero The Holdouac di Ken Loach. And Holdovers. The Holdovers? No, perché se mai detto The Holdouac. The Holdouac. The Holdouac. La vecchia Oak, anatra. Che appunto non ho visto, ma da quello che so è un film su questo locale, no? Sì. Che cosa succede? Di Ken Loach, diciamo. Sì, che è un grandissimo autore inglese. Ultimo suo film. Molto famoso, autore di Riff Raff, Sorry We Missed You. Io Daniel Blake, come c'è scritto. Esatto. E tanti altri film. E sono sicuro che sarà un film che mi piacerà, perché conosco un po' Cass, chi l'ha fatto. Il suo primo film. E poi perché Frusciante dice che è bello, quindi a me piace. Salutiamo Frusciante, no, scherzo. Invece questa non dovrebbe essere l'ultimo film, in realtà, come appunto Ken Loach, un altro vecchio, prima c'erano la stessa età, forse proprio la stessa età, Woody Allen, che con quest'ultimo film che era stato presentato a Venezia, l'ultima edizione, dove Pirion c'era, non ha visto. Perché sei arrivato dopo. Vabbè. Un colpo di fortuna, Coup de Chance, con appunto un cast di attori francesi, appunto Lou Delage, Melville Poupon e tanti altri, Valérie Lemercier. Vabbè, comunque è un bel film, un thriller dai toni, come c'era scritto su 3.000 articoli alla Match Point, ma in realtà è molto diverso. Match Point può richiamarlo, comunque è un film totalmente diverso, sempre il solito Woody Allen, come si direbbe. Tu l'hai visto solo a Venezia? Solo a Venezia. Non l'hai più visto? No, non l'ho più visto. Io l'ho perso purtroppo. Vabbè, comunque è andato bene a dicembre, è uscito lo stesso periodo di Prendi il volo. Una visione consigliata, insomma, perché comunque per chi ama Woody Allen e non tra i tre film, però diciamo, speriamo che non sia l'ultimo. In teoria dovrebbe girare in Italia quest'anno, forse, considerando com'è l'ultimo girato in Italia, dai, speriamo di no. Comunque questo tra i quattro chiaramente è il migliore, anche del prossimo, insomma. Non ho visto Ken Loach, insomma, presumo sia comunque meglio l'ultimo film di oggi, che andrà direttamente a me. Peraltro io ho quasi tutti i film di questo regista, ovvero John Woo, che ritorna a fare un film in America. E, sì, perché comunque gli ultimi non erano tutti americani. No. E è un film che in realtà hanno parlato molto, sia
potremmo dire un film di Natale, no, infatti non vedo l'ora di vederlo. È un film di Natale, è anche un Sì, film un film di Natale. d'azione. D'azione pura, insomma, alla John Wick, come c'era scritto in altri. Eh no, dai produttori John Esatto. Wick. Infatti, è la John Quindi Wick. molto estetico, Sì. però l'idea geniale di questo film, che giustifica, diciamo, anche il titolo, è il fatto che il protagonista resta muto, se non sbaglio, e Per un incidente. quindi si parla poco e si picchia tanto. Questo è il succo Esatto. del film, e sono sicuro che Bel sarà un film. mio piccolo cult che rimarrà nel mio Bel cuore. film, bel film, si vede molto volentieri. Non è, dopo la prima visione mi è sceso un pochino, però è un bel film comunque per passare quell'ora e mezzo, insomma, alla grande. Voglio fare due parole anche su due film che escono questi giorni, che io ho visto, tu hai visto Dio, tu Pirino, hai visto Tu le Cats. anteprime. Vabbè. E ho visto Ghostbusters, Minaccia Glaciale, che tu l'hai visto quello precedente, mi dice No. Ghostbusters. Vabbè, si parla comunque di film abbastanza normali, insomma, esce in questi giorni Ghostbusters Un e buon blockbuster. ma sì, carino, però insomma, roba che guardi, dimentichi, diciamo, ecco, purtroppo Meglio di quello primo. Peggio di peggio di quello quello primo. prima, perché quantomeno in quello prima c'era uno svolgimento dei personaggi comunque interessante, questo qua invece è subito azione, fatti, già i personaggi sono stati spiegati nell'altro, perché rispiegarli? Certo, E quindi certo. un pochino perde. Però vabbè, insomma, comunque non è un brutto film per chi ama Ghostbuster, chiaramente, È vero, ovviamente, e per anche chi ama delle magari questo robe più tipo di roba leggere. qua. Esatto, sì. Mentre ho visto un film che Pirion attende molto e che parecchie persone attendono per curiosità, che è Civil War di Alex Garland. King assoluto. Grande, qua abbiamo l'ultimo suo film, Ma Men. troppo poco amato. No, troppo tanto Citato. odiato, Esatto. e nessuno l'ha visto, nessuno ne ha parlato perché è uscito d'estate. Questo è un grande Bellissimo. film e tutti quanti di merda, invece in realtà è un bel Grande film film. come tutti gli altri che sono Ex Machina e Annientamento Un e grande lui. E anche Sunshine scritto per Danny Boyle 28 e giorni dopo. 28 giorni dopo. Bellissimo. Ora lui ne fa, sta facendo un altro che dice che sarà l'ultimo suo film da regista. Peccato, perché secondo me era Come un Tarantino. talento, però 5 film contro 10. Un talento, però insomma, vediamo il lato positivo, c'è questo film qua, Civil War, al cinema, Film più costoso della e 24. 50 milioni, si vedono tutti, secondo me se ne vedono anche più in realtà. Un sacco d'azione, un sacco di suspense. Consiglio di veramente di vederlo al cinema, come anche Man, come Annientamento, per chi ha avuto modo di vederlo, io no. E come Ex Machina, sono tutti film proprio da Filmone. sala, proprio come impianto sonoro, come proprio, cioè Man io a casa non l'avrei goduto come al cinema. E beh, certo. Cioè, è proprio un film proprio da vedere Sala. in sala. Per favore, quindi andate a vederlo, perché racconta anche di cose di oggi, insomma. È molto politico, immagino. È molto politico e parla molto dell'America, diciamo, sì, trampiana, post-trampiana, pre-trampiana, perché forse di Piano. nuovo, speriamo di no, e basta. Quindi bello, bello, consiglio vivamente la visione. Correte al cinema. Esatto. Quindi ringrazio di nuovo la Playon Pictures che ci manda questi film, che ci ha mandato questi film. Comprateli, comprate In DVD. generale, come Esatto. sempre. E vi lasciamo alla puntata dove Pirion non ci ha registrato tanti mesi fa, durante la festa del cinema di Roma, con Robert Guédigan e Arianna Scaride, per parlare di questo film che è sempre della Lucky Red, come appunto un colpo di fortuna, che si chiama È la festa continua. Continua la festa, Pirion. Continua la festa nella puntata. Ciao. Ciao. Buongiorno, siamo qui a Nostalgia Podcast, siamo qui con l'onoratissimo Robert Guédiguian, Arianna Scaride, qui per parlare con noi del loro nuovo film, La Fête Continue, presentato qui al Festival di Roma. E niente, io volevo E la farvi festa continua in italiano? la festa del cinema continua, come Esatto. cominciano a chiamarlo. E io volevo partire subito con una domanda che mi interessa molto, avendo visto il film. Mi sembra, come dire, che visto che cinema vostro, non dico solo di Robert, ma anche di Arianna, che è un sodalizio che va oltre il cinema, la vita ovviamente, proprio di gamba fortissimo. E visto che sempre il vostro è stato un cinema molto politico e molto schierato, molto militante, da tutti i punti di vista, non soltanto dal punto di vista dell'impegno politico strettamente fisico, magari come dire, non sto incartando, siete vicini, anche di lotta, anche non solo di lotta,
ma c'è questo rapporto appunto anche con le nuove generazioni, Gloria Mundi, c'è questo rapporto con i giovani, anche un po' cinico, però è realistico, forse è cinico, forse è realistico perché è cinico perché è realistico, forse, non lo so, mi è sembrato questa cosa, e ho apprezzato molto. Invece, invece lo sguardo in altri film tipo La Villa, tipo La Niece di Clément-Jarot, che sono film invece un po' più pensosi, in cui c'è molto più, non so come dire, sì, speranza, un po' più di candore. Andiamo al punto. Volevo sapere, hai ragione, scusi, mi trattiene. Volevo sapere se cosa avete ancora da offrire, cioè che sguardo ancora pensate che si possa guardare il mondo, quale cosa. Si dice che i film non cambiano il mondo, ma a volte i film sì. Cioè, che è successo che il cinema e l'arte possa far guardare in modo diverso la vita delle persone, al pubblico. Cosa pensate voi adesso che si possa ancora insegnare a questo mondo, a questa modernità, a questo mondo che va sempre più veloce, che va sempre in direzioni che non possiamo controllare, visto che sta facendo tutto quanto? Questa è la mia domanda, un po' complessa. Il cinema cambia il mondo. Sì, che cambia. Sì, sì, sì. Il cinema cambia il mondo, credo. Sì. Spesso sì. Credo. Più di quanto ce ne accorgiamo. Sì. Se uno solo spettatore cambia il suo punto di vista, è già una vittoria. È una vittoria, sì, sì. E dopo per la questione, la domanda, io penso che nell'ideale io volevo fare, dall'ideale, un film, una commedia e un film, una tragedia. Un film che vedo il mondo come è il mondo, è un film che vedo il mondo come potrebbe essere, dunque una proposta. Dunque è vero che la fetta continua è per me una proposta di un'utopia, sì. Ma un'utopia possibile, come tutte le utopie. Gloria Mundi è un film, è un una constatazione. Dunque è un film molto più nero, naturalmente. Infatti sono sempre nel pessimismo dell'intelligenza e nell'ottimismo della volontà, come diceva Gramsci, che dobbiamo avere sempre i due punti di vista, ma sempre nello stesso tempo dobbiamo avere le due sentimenti, le due attitudini. E poi penso che è molto importante di dire ancora alla gioventù, che è una gioventù che per chi il mondo non è facile, ma che c'è un modo di resistenza che è la gioia, di ridere, di fare la festa. Questo è importantissimo, perché per voi la vita qualche giorno è un po' dura, non è facile, ma perché, anche perché vi fanno credere che la vita è finita, che il mondo è terribile. È vero che è terribile, ma è che noi dobbiamo trovare delle soluzioni per dei problemi che sono grossissimi, ma non dovete mai pensare che è finito, mai. Ma questo per noi è molto importante, di poter trasmettere questa cosa, di trasmettere la gioia, non una gioia così debole, da questo non importa, la vera gioia, che è una resistenza. Io volevo chiedervi come in ogni film voi, nel senso, vi insomma collaborate, anche insomma, com'era la vostra vita tra la vita privata e la vita lavorativa, come cosa porta in ogni film? No, è la nostra vita di lavorare nel cinema o nel teatro. Io sono anche produttore, io faccio la produzione di altri registi. Non facciamo, lavoriamo sempre, no, giorno, notte. Ma lui è un pazzo. Le vacanze, non abbiamo vacanze, noi lavoriamo sempre. Non, no. Non può sopportare le vacanze. Io, a me mi piace. Ma come sempre lavorare? Sì. Sempre. Ma poi anche io lavoro molto al teatro, dunque la sera sono tranquillo, vado al teatro, mi lascia in pace.
E poi quando lavoriamo insieme su un film, no, non si parla molto insieme. Facciamo come dire, facciamo tutti e due il nostro lavoro, si passa con lo sguardo e basta. Poi quando torniamo a casa siamo stanchi, lui guarda la TV, io dormo e basta. No, ma no, questo è un po'... Facciamo una pasta. Per ridere, ma in fatto penso che fare il nostro mestiere è un modo per vivere il mondo in cui siamo. Così, passa così. Continuare a immaginare, a scrivere, immaginando a... Sì, è sempre. Si parla di cinema a colazione, si parla di cinema la sera, si parla d'arte, sempre. Per mantenere vivo la nostra attività cerebrale anche, cioè. Vai. Sì, vai. No, non lo so, io ho apprezzato il film perché nonostante poi magari trovi, io da giovane trovi un po' delle discrepanze magari tra il modo in cui io vedo il film e magari, scusa, non il film, la vita, il modo in cui vivo la vita, il mondo, magari in maniera un po' diversa da me, magari un po', non cinicamente, magari un po' da giovane, che magari ho altre idee, altre prospettive del futuro, e quindi questo mi sembra un po' un modo diverso, che comunque mi piace accogliere, anche se magari a volte posso essere non troppo d'accordo su alcune cose, però sono affari miei, comunque apprezzo molto che comunque ci sia... Non sono i fatti voi, perché penso che la gioventù oggi è molto difficile per voi di pensare alla realtà e di più c'è forse troppi stimoli verso questa realtà, troppi punti di vista, io non ce n'è uno solo, ci sono vari troppi punti di vista. Questo che è molto diverso tra voi e noi, certo. Noi abbiamo un punto di vista di cambiare la realtà, certo. Di cambiare il mondo, di tutto, trasformare. Verissimo. Per voi è molto, 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 molto più difficile. Sì, è vero, vero. E sì. Dunque c'è un po' questa cosa, un po' di, come dire, di se sentire, se retirer un po' du monde. Sì, quindi tirarsi un po', allontanarsi un po' dal mondo, tirarsi un po' in disparte. E sì. Perché anche per voi è anche una possibilità di respirare, perché questo mondo stufa tutti. Sì. Dunque voi, è questo che è il primo gesto che fanno, lo dico perché anche io ho dei figli che hanno la vostra età, dunque lo vivo. No? Però mi sembra anche un discorso di oggettività, guardare il discorso, cioè voi l'associazione ci avete proprio un guardo che l'oggettività è quello, il mondo è così e basta, e lo viviamo attraverso le nostre idee. Per noi il mondo non è solo quello, non c'è più l'oggettività, è tutto soggettivo perché ci sono vari punti di vista, uno può dire una cosa, uno può dire quell'altro, quindi si mischia tutto e quindi sono troppi stimoli, quindi forse è quello che magari ci fa perdere, non è, avendo, essendo troppo dispersi nel mondo, alla fine uno dice ma da dove, che parte vado? Sì, capisco. Questo è solo. Sì, capisco bene, ma penso che forse, un po' parlo un po' come una vecchia, ma... Forse la prima cosa è di guardare com'è il tuo vicino, come va, che fa? Lui? Forse lui. No, ma dobbiamo, ma perché dobbiamo ricominciare a guardare il mondo, veramente il mondo vicino, vicino a te. Sì. Questo è importante, perché in uno spazio piccolo hai tutta l'umanità. Noi voglio fare un'ultima domanda che solitamente è una domanda relativa al cinema che vi piace, insomma, perché noi facciamo sempre domande a qualunque ospite che abbiamo, i vostri film preferiti vogliamo sapere. Ce n'è uno, allora. E magari anche se insomma avete, a questo punto ti chiedo se hai preso qualche tuo film precedente come riferimento per guardare anche questo film. Ah sì, un po', perché è un po' il contrario del mio film precedente, questo. E infatti vorrei fare sempre il contrario del film precedente. Cioè, sì, possibile. È possibile. Sì, è una voglia,
un desiderio, infatti. E l'altra domanda, sì, perché no, io negli anni 60, dunque, il cinema italiano era molto forte, io sono molto con Pasolini, sì, Pasolini era Pasolini o Fellini o Marco Ferreri, per esempio, che è un po' dimenticato oggi, ma sì, Francesco Rosi anche, tutte queste, questa epoca mi ha tanto piaciuto. Ho fatto un dibattito con Ettore Scuola a Parigi, perché Ettore Scuola è venuto alla fine della sua vita. No, sì, ma è divertente, no, perché mi fa piacere. E lui, sì, e Scuola avete fatto dibattito con lui, e nel pubblico, il pubblico ha fatto una domanda a Scuola, ha detto perché Robert Guédiguian, per fare un, perché lui aveva scelto. Certo, sì, che sì, tu vieni a sì, fare il dibattito. Donc, perché lui? E lui ha detto perché il migliore... No, è l'ultimo... No, il migliore regista italiano. No, è l'ultimo regista italiano. Sì, per ridere. Per ridere. E i suoi film preferiti, se ce l'ha? È una domanda difficile, lo sappiamo. È molto difficile per me, ma c'è un film di Frank Capra che si chiama... La vita è bella. La vita è bella. È meravigliosa in italiano. È meravigliosa. E perché per me è un film molto molto importante, perché è quello che si deve dire anche per voi. Sì. Se tu non sei lì, il mondo non è lo stesso. Certo. Dunque, tu devi essere. Il mondo ha bisogno di te. Ma è la più bella idea del mondo. Questa sceneggiatura, questo soggetto è la più bella idea del mondo. Se tu non ci sei, la vita... Sì. Ma comunque avanti, ma... Sì, sarà più cattiva. Sì, certo, sì, sarà diversa nella vita più. Va bene, con questo vi ringraziamo. Grazie, e molto. Invitiamo a vedere la festa continua quando uscirà nelle sale. Grazie, e sì. Quando esce nelle sale? In primavera uscirà nelle sale. E grazie per Guédiguian, grazie Elena Skaried. Grazie. E alla prossima puntata. Sì, grazie. Arrivederci.